costituita dai quattro punti cardinali, ma rappresentano il punto di incontro di tutte le etnie del mare, dai pescatori Bosa, ai contadini Songhai e Dogon, agli allevatori Peul. L'economia è di mera sussistenza e si basa principalmente sull'agricoltura. Splendide le loro caratteristici costumi. Tre donne Peul. Sono i granai, con i loro tetti di paglia a forma conica, a caratterizzare i villaggi. Poi c'è il Tugunà, la casa della parola. Ogni villaggio ne ha uno. Questi villaggi non hanno né luce né acqua corrente. L'acqua viene attinta dal pozzo, che normalmente è uno solo per tutto il villaggio. Sono soprattutto le donne a farsi carico di questa fatica. Raggiungiamo Sangha. Sangha è uno dei villaggi più grandi e importanti di tutta la regione Dogon. A Sangha consegniamo sempre per conto di bambini nel deserto alcuni scatoloni di materiale didattico. Per l'occasione siamo invitati a visitare un'aula della scuola, una prima elementare. Lasciamo Sangha, direzione Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso. L'ultima tappa di questo nostro viaggio. Ci fermiamo a visitare un villaggio Peul. I Peul sono una delle principali etnie dell'Africa occidentale. Sparsi un po' ovunque, spesso in associazione con altre genti, vivono su un territorio che si estende dai confini della Mauritania fino alla Costa d'Avorio. A differenza dei Dogon, in prevalenza agricoltori, la vita dei Peul è completamente incentrata sull'allevamento del bestiame. Ancora mercati.
coming to the end. Impossibile resistere alla tentazione di assaggiare queste specie di crocchette. La vita attorno al pozzo è incessante per tutta la giornata. Alcuni pozzi sono così profondi da richiedere l'impiego di asinelli. In questo caso, la profondità del pozzo supera i 50 metri. Attraversato il confine, puntiamo direttamente in direzione di Ouagadougou. Ouagadougou è la capitale del Burkina Faso, oltre a centro culturale, economico e amministrativo del paese. Come tutte le capitali africane, è una città caotica. L'inquinamento, sia acustico che ambientale, è elevatissimo. Una città, per così dire, invivibile. Oggi per noi, Ouaga rappresenta il punto di arrivo di questo viaggio. Un viaggio che ci ha portato a scoprire uno dei paesi africani meno conosciuti, la Mauritania. Ma al tempo stesso rappresenta il punto di partenza per il prossimo viaggio. Ma quella sarà tutta un'altra storia.